Dimmi la verità, ti piacerebbe vincere alla lotteria? Sono sicuro di sì, come tutti, anche a me piacerebbe, anche se in realtà non gioco, quindi credo sia molto difficile, a meno che non trovo un biglietto per strada. Ma la cosa su cui voglio farti riflettere oggi è una molto interessante. Nel libro L'uomo più ricco di Babilonia, di cui ti ho già parlato, c'è un esempio che fa riflettere tantissimo, ed è quello di alcuni cani che la notte ululano, abbaiano tutta la notte perché hanno fame. E se tu gli dai da mangiare, loro smetteranno per un po', ma poi appena avranno finito il cibo, rinizieranno a ululare nuovamente. Immagina di dargli molto cibo, quindi che loro abbiano vinto la lotteria, il problema è che prima o poi questo cibo finirà comunque. Il succo, insomma, è che alla fine si tornerà sempre alla situazione iniziale. E una cosa molto inquietante che conferma anche questo è che il 95% delle persone che vincono, che vince la lotteria, nel giro di 5 anni ritorna esattamente allo stato iniziale. Il che vuol dire che se io e altre 19 persone vincessimo la lotteria, solo una di queste dopo 5 anni avrebbe ancora quei soldi. Gli altri 19 sarebbero tornati esattamente come prima. Sì, si sarebbero tolti probabilmente tutti gli sfizi del mondo, ma non importa quale sia l'importo vinto, i soldi li avrebbero finiti. Immagina di fare il pieno alla tua macchina e di usarla tutti i giorni. Prima o poi la benzina finisce e non importa quanta benzina tu abbia messo, magari puoi fare più chilometri, meno chilometri, ma di fatto è quello che succede. Qualche tempo fa si è sentita la notizia di Johnny Depp che era sull'orlo della bancarotta, nonostante lui abbia guadagnato 650 milioni di dollari dai suoi film. 650 milioni di dollari. Ora io sono sicuro che tu in questo momento stai pensando che se avessi tutti quei soldi sicuramente non ti troveresti più in bancarotta, non avresti mai più problemi di soldi. Ma il problema è che anche con cifre più piccole, e piccole tra virgolette 50-60 milioni di euro o di dollari, in teoria dovrebbero risolverti la vita, perché cavolo, vuol dire che tu hai un tenore di vita da 1 milione di dollari all'anno per 50-60 anni. Ora, chi è che non riuscirebbe a vivere con questi soldi? 19 persone su 20 non ci riescono, li finiscono tutti, è incredibile. E la cosa interessante è che c'era un articolo sul Resto del Carlino di qualche settimana fa in cui venivano analizzati i vincitori delle ultime lotterie. Se non sbaglio erano di Rimini, qui della mia zona, o quasi, dove avevano vinto almeno 1 milione di dollari, e la maggior parte di questi era finita veramente male, o sul lastrico o aveva perso tutto. Ed è veramente inquietante, però il punto è proprio questo: se una persona non è in grado di gestire i propri soldi, non sa cosa farsene, non sa investirli, non li sa utilizzare, perché è semplicemente capace di fare quello che fanno tutte le persone, ovvero andare a lavorare, portarsi a casa il suo stipendio e utilizzarlo per vivere, non importa se ti arrivano tanti soldi in un colpo solo, perché è molto probabile, hai 19 probabilità su 20 di sputtanarteli tutti e di tornare al punto di partenza. Per questo è veramente importante nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo di oggi, quello di sviluppare le competenze. Oggi chi ha successo ha delle competenze sopra la media, tutto qui. O hai competenze sopra la media o sei veramente una persona di un altro livello rispetto alla normalità. Altrimenti finirai come i cani che muoiono di fame o come i vincitori della lotteria che dopo pochi anni si ritroveranno al punto di partenza, se non ancora peggio. Per cui prestaci molta attenzione e chiediti se davvero hai le competenze per competere nel mondo di oggi e se non le hai, semplicemente mettiti a studiare. Con questo è tutto e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. Ora, che resti tra noi, se vinciamo 50-60 milioni di dollari, io sono convinto che non ce li spendiamo tutti in 5 anni. Però, anche se questa è la mia convinzione, le statistiche parlano chiaro. 19 su 20, in realtà, 5 anni finiti tutti e si ritrovano in situazioni anche peggiori di quelle precedenti. Forse perché gli squali, magari persone che gli vogliono rubare i soldi, si avvinghiano su di loro, si avventano su di loro. Non lo so, però la cosa è veramente, veramente triste. Lo stesso concetto, anche se non hai tantissimi soldi, se non guadagni 50-60 milioni di dollari, è lo stesso. Oggi sopravvive e ha successo chi ha le competenze, chi ha le giuste competenze. Per cui fate un'analisi di coscienza, chiediti quali sono le competenze che hai, quali competenze ti servono oggi per il tuo settore, per il tuo campo, per emergere, e mettiti a studiare e svilupparle. Tutto qui. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!